Michele, peccato, il Rimini ci ha provato, ma alla fine non è arrivato questo gol che avrebbe potuto almeno regalare un finale di partita un po' più elettrizzante. Sì, ci è mancato secondo me quel pizzico di fortuna che non guasta mai, insomma. È un'uscita amara perché se andiamo a vedere 180 minuti siamo usciti con un gol in fuorigioco, quindi peccato, peccato perché nelle due partite abbiamo fatto secondo me due grandi partite dove contro una squadra come il Verona che era la candidata prima per andare in Serie B abbiamo fatto vedere che questo divario non c'era e non c'è stato. Però purtroppo siamo qua a commentare un'altra uscita, un'altra amarezza dopo l'anno scorso. Dispiace anche soprattutto per i tifosi che sono venuti, che in 400-450 ci hanno sostenuto e anche loro meritavano dopo tutto quello che hanno sofferto quest'anno e l'anno scorso. Personalmente mi dispiace perché sono stato uno dei giocatori che anche l'anno scorso c'era e voleva riscattare la retrocessione. Purtroppo non è arrivato questo e dispiace. Come va gli archivi secondo te questa stagione del Rimini? Personalmente? Penso ho finito bene. Personalmente ho finito bene, al contrario di altre volte che come l'anno scorso ho finito scendendo di forma. Quest'anno sono partito titolare e poi le scelte del mister sono state altre e le ho accettate, non ho mai mollato. Ho passato 4 mesi molto bui dove sono riuscito a venirne fuori e questo finale di stagione penso che sia stato molto positivo. Il sogno playoff rimane cullato anche grazie ai tuoi due unici gol in biancorosso. Sì, è stata purtroppo una gioia amara. Personalmente è stata una grande gioia, però non è servito alla squadra e quello è l'importante. Perché al di là dell'aspetto personale, che ti ripeto fa molto piacere, viene l'aspetto del gruppo e della squadra. Sono serviti per arrivare a questi playoff, purtroppo non siamo riusciti a superarli. E niente, mi dispiace, però ti ripeto, personalmente quei due gol fanno molto piacere. Ecco. Adesso Michele Rinaldi si concentra sul matrimonio, la data l'avevi già fissata a dopo la finale dei playoff, a questo punto però insomma siete praticamente in vacanza anticipata rispetto a quella data. Sì, adesso mi concentrerò su quello perché adesso manca un mese, quindi non ero ancora proiettato a questo perché la mia mente mi portava a stare sul pezzo e sul campo. Adesso c'è questo grande passo, sono molto contento per l'aspetto mio personale e niente. Congratulazioni da parte nostra. Grazie mille. Penso che nell'arco delle 4 partite, anche quelle di campionato, abbiamo dimostrato di essere all'altezza perlomeno di loro. Chiaro che queste 2 partite dei playoff, abbiamo preso gol nell'unica occasione che hanno avuto pulita, sempre nell'arco delle 2 partite ci ha punito. Chiaro, oggi sinceramente non potevamo fare di più, abbiamo dato tutto quello che avevamo in corpo e non c'è da dire altro. Se l'unica cosa che si può dire è se l'arbitro aveva il coraggio di darci quel rigore, a mio parere visto da lontano. Ecco. Quello su Nolè? Su Marchi. Su Marchi nella ripresa? Che mancavano ancora 10 minuti, si poteva tentare tutto per tutto. Ecco. Non è andata così e in finale vanno loro. Il bilancio di questa stagione si sapeva già dall'inizio, tu sei a Rimini da tanti anni ormai. Sarebbe stata una stagione difficile, è stata una stagione difficile, però il finale in crescendo è stato un finale positivo ed è stato anche molto molto bello il saluto finale dei tifosi e vostro ai tifosi che vi hanno incoraggiato al di là dello 0-0 finale di oggi. Sì, se si va a vedere tutta l'annata, sì, siamo partiti ecco, un po' malino, se si vuol dire. Poi, secondo me, da gennaio un po' siamo andati forte, specialmente ecco, dopo Pasqua, il girone di ritorno, abbiamo ottenuto un'andatura credo come le prime. Tant'è vero che ecco, siamo riusciti a raggiungere questi benedetti playoff che tutti magari si aspettavano che ci fossimo dentro dall'inizio.
Poi ci siamo giocati, ecco, questi playoff con tutto quello che avevamo dentro, come ho detto prima. È andata così, e per quanto riguarda i tifosi è chiaro che l'abbiamo riconquistati con le buone prestazioni e con i risultati. Si sarebbe potuto fare qualcosa di più? Chiaro, ora sinceramente non ci ho avuto nemmeno il tempo di pensarci. È chiaro, si può sempre fare di più. Quando arriva la fine qualche rammarico ce l'hai sempre, specialmente quando le cose vanno così. Però ecco, io credo che la squadra ha sempre dato tutto quello che aveva, sia nelle difficoltà, sia quando ecco, ci veniva meglio giocare e venivano anche i risultati, e c'erano anche i risultati. È andata così e accettiamo il verdetto del campo. Chi sale in B? È dura. Di là è andato il Pescara. Pescara, io ho sentito dei ragazzi, ho sempre degli amici giù, mi ha detto che stanno bene, molto bene fisicamente, hanno un entusiasmo pazzesco. Il Verona ha visto anche oggi e anche domenica scorsa, è un po' sulle gambe, se si vuol dire, ecco, come forse è naturale arrivando in fondo alla stagione. Però ecco, se la giocheranno, sono due grandi squadre, organici fatti per vincere. Sicuramente l'episodio anche in quelle finali che giocheranno. Da capitano, anche da uomo affezionato alla maglia biancorossa, hai finito tra le lacrime. Sì, è stata una scarica di adrenalina per quello che abbiamo lottato in campo, e quindi alla fine ci stava, perché comunque abbiamo visto sfumare un obiettivo che ci eravamo prefissi. Lacrime di commozione, perché molto probabilmente oggi è l'ultima partita in biancorosso, quindi ci stava, e la commozione per, diciamo, un saluto a questa maglia, un saluto alla città, a questi colori, alla squadra. E devo dire che sono orgoglioso di aver vestito questa maglia, orgoglioso di aver fatto il capitano a questa squadra, perché questa squadra si è dimostrata anche oggi una grande squadra che nell'arco delle due partite secondo me non meritava la sconfitta. Qual è il tuo rammarico maggiore in questi anni in biancorosso? Vabbè, ce ne sono parecchi, perché i primi anni abbiamo lottato per le prime posizioni in B e abbiamo visto sfumare i playoff sempre per pochi punti, e quindi lì c'è stato un grosso rammarico per salire, diciamo, in Serie A, per inseguire un sogno. L'anno scorso sappiamo tutti come è andato a finire, anche se sono stato tanto infortunato l'anno scorso, ho vissuto un'annata travagliata sia dal punto di vista personale ma anche dal punto di vista di squadra. E quest'anno ancora grosso rammarico, perché potevamo farcela, anche se abbiamo avuto tante difficoltà dall'inizio, e alla fine però devo ammettere che questa squadra è cresciuta tantissimo, questa squadra è diventata veramente una squadra compatta, una squadra determinata a raggiungere certi obiettivi importanti, ed è veramente un peccato. È un pallino mio, sarebbe iniziare adesso il campionato, e secondo me Rimini, se iniziasse oggi il campionato, direbbe la sua alla grandissima. Come vede il futuro del Rimini? Non lo so, adesso guarda, pensare al futuro mi viene difficile. E io posso dire di aver dato tutto quest'anno, e come ho già detto sono orgoglioso di aver vestito sia la maglia che la fascia di capitano, quindi il futuro non lo so. Adesso c'è anche tanto rammarico per l'occasione che avevamo, che l'abbiamo vista sfumare anche sinceramente un po' immeritatamente, perché nell'arco delle due partite il Rimini secondo me meritava qualcosina in più. Serviva quell'episodio favorevole, che potesse cambiare, diciamo, l'evolvere della partita. L'abbiamo cercato in tutte e due le partite e non è mai arrivato. Anche oggi ci abbiamo provato dal primo al 90esimo, abbiamo cercato di tenere noi da dietro la partita aperta, però niente, non è voluto girare, e abbiamo raggiunto il 90esimo senza riuscire a mettere paura seriamente a questa squadra. Dove sarà il futuro di Roberto Vitiello?
Non lo so ancora, ti dico la verità. Adesso, fin quando sono rimasto concentrato fino alla fine, ho voluto dare tutto per questa maglia, questi colori, questa città, questa squadra, perché credo che se lo meritano, e quindi da adesso in poi vedremo per il futuro. Niente. Comunque non a Rimini? Credo non a Rimini, perché il mio contratto è in scadenza e credo che il mio futuro sia lontano da Rimini.